Manuela si è fidata di qualcuno che conosceva. È stata vista salire su una macchina blu. Dopo quello che è successo, qualcuno si è ricordato che negli ultimi giorni era strana, come se fosse assorta in qualche pensiero. Siamo comunque certi che non si sia ammazzata. Manuela amava la vita. Parla Gioele Murgia, il più giovane dei fratelli di Manuela, la ragazza di 16 anni trovata morta a Cagliari il 5 febbraio 1995. Il corpo di Manuela giaceva in fondo a un canyon, tra le rocce della necropoli punica. Sono trascorsi quasi 30 anni da quel tragico giorno. Gioele non era ancora nato quando la famiglia venne sconvolta da questa terribile tragedia. È determinato a lottare insieme alle sorelle Anna ed Elisabetta per ottenere la riapertura delle indagini. Gioele è cresciuto ascoltando le storie di quella sorella che non ha mai potuto conoscere fisicamente, ma che ha imparato a conoscere come se avesse sempre vissuto con lui. All'epoca dei fatti, le indagini non riuscirono a chiarire le circostanze e le cause della morte di Manuela Murgia, come riportato dai magistrati nel fascicolo chiuso 3 anni dopo il tragico evento, lasciando aperte diverse ipotesi. I giudici ipotizzarono un evento accidentale, un dolo di terzi o un incidente stradale colposo seguito dall'occultamento del cadavere. Nel 2012 il caso venne riaperto per alcuni mesi, ma poi nuovamente chiuso per mancanza di nuovi elementi. Nel 2023 la famiglia ha ottenuto tutte le carte dell'inchiesta e ha iniziato una propria indagine personale. Il gruppo Facebook dedicato a Manuela ha rapidamente attratto quasi 14.000 follower. Tra questi c'è la speranza che qualcuno, tramite uno sforzo di memoria, possa ricordare qualcosa che aiuti la famiglia a ricomporre i pezzi di questo complicato puzzle. Tornando al 1995, Manuela si era appena trasferita in città e non aveva molti amici. Frequentava la parrocchia. Manuela, essendo una ragazza bella, potrebbe aver attirato l'attenzione di qualcuno. Già prima, e poi ancora dopo la tragedia, i genitori ricevettero numerose telefonate anonime a casa. Il 4 febbraio, il giorno prima dell'accaduto, Manuela sembra aver ricevuto una misteriosa telefonata. Il 5 febbraio, improvvisamente, uscì di casa lasciando sul tavolo della cucina il suo rossetto rosso, un profumo e il telefono portatile. Fu vista salire su un'auto blu verso mezzogiorno, dopodiché sparì nel nulla fino al tragico ritrovamento del suo corpo senza vita. Nei giorni seguenti arrivarono altre telefonate strane a casa dei Murgia. In una di queste una voce anonima sussurrò «So che siete a casa». Dall'armadio di Manuela mancava una canottiera che, secondo i familiari, la ragazza indossava quando scomparve. L'indumento però non è stato ritrovato né sul cadavere né altrove. Ci sono altre anomalie. La cintura era tagliata netta, sul corpo di Manuela si riscontravano ecchimosi e graffi, ma non segni compatibili con una caduta da 30 metri, come fratture o contusioni. Il cranio era intatto. Il medico legale che eseguì la prima autopsia stimò il decesso tra le 18 e le 20 del 5 febbraio. Nello stomaco furono trovate tracce di semolino o minestra, consumati tra le 14 e le 15, ma non a casa sua. Dov'era stata allora? Forse qualcuna, rivestendola, dimenticò di farle indossare la canottiera? Nonostante il giorno fosse umido e piovigginoso, le suole degli scarponcini erano pulite, mentre le punte erano graffiate, segno tipico di un trascinamento. Le stranezze non finiscono qui. Sotto i jeans, Manuela indossava i pantaloni del pigiama. Forse uscì di fretta o aveva intenzione di rientrare presto? La famiglia sospetta che Manuela abbia ricevuto o fatto una telefonata, si sia vestita in fretta, sia salita su una macchina blu vista allontanarsi, abbia mangiato in compagnia e poi sia stata spogliata da qualcuno che ha approfittato di lei. Successivamente sarebbe stata uccisa e trascinata nel canyon, non gettata nel vuoto, ma abbandonata lì già senza vita. La famiglia ora spera che la riapertura dell'indagine possa portare alla luce verità e giustizia.